Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Non ne faccio mistero, non appena l'ho visto con giacca su misura e cravatta arancioni come le arance del sud, questo è il dichiarato riferimento cromatico, ho subito immaginato irresistibilmente il risolino di un mentano o di una Gruber. Ho subito capito che quella manifestazione non andava a ostacolare il potere, ma quanti da tempo provano a ostacolarlo. Che cioè quella manifestazione non metteva a repentaglio la tenuta del capitalismo terapeutico, ma anzi la rinsaldava. Ho subito pensato ancora che le persone stremate, i lavoratori suppliziati e le partite IVA sofferenti che si erano in buona fede dati convegno in quella piazza stavano senza saperlo firmando la propria condanna a ridicolizzazione permanente. Illudendosi di tutelare il proprio sacrosanto interesse, stavano inconsapevolmente lavorando per chi con zelo ha contribuito ad annientarlo. L'ordine dominante ricorre alla violenza solo come extrema ratio, se può preferisce anestetizzare il dissenso. E se non vi riesce preferisce lasciarlo esistere in forme innocue. Il dissenso reso farsa, la protesta mutata in scena circense, la rivolta trasformata in pagliacciata, rientrano appieno in questa dinamica di ridicolizzazione dell'opposizione, la quale, così ridotta, finisce per rafforzare il sistema, facendolo apparire pur sempre più credibile e più presentabile, e finisce inoltre per svolgere una funzione apotropaica rispetto a ogni opposizione reale, che subito sarà associata a quella e in tal maniera neutralizzata insieme con quella. Il confine che separa la protesta dal folklore, il dissenso dalla caricatura, è più labile di quanto non si immagini. Lo si è visto nella piazza di Milano l'altro giorno, un grandioso e riuscito esperimento di macchiettizzazione e dunque di normalizzazione del dissenso. La manifestazione, deve essere chiaro, non è stata ostacolata dall'ordine costituito, a cui anzi non pareva vero di poter ridicolizzare tanto facilmente l'idea stessa di opposizione. Avete notato che nessuno ha fatto in modo di ostacolare, di impedire quel ritrovo in piazza? Il potere ne esce fortificato, il fronte dell'opposizione umiliato, ridicolizzato dalle trovate funambolico-politiche di questo simpatico vegliardo in giacca e cravatta, arancioni. Vegliardo che, lo ricordiamo, incidentalmente, tra le sue tante peripezie rodomontesche, aveva approntato il mandato di cattura per Mattarella. Insomma, un personaggio che nei modi politici sembra uscito dall'Orlando Furioso, contenuti zero, idee politiche poche ma confuse, il solo obiettivo, inconsapevole chiediamo, la ridicolizzazione delle idee di sovranità popolare, di uscita dalla UE e dalla NATO, rese una irrimediabile baracconata da questo remida che tutto muta politicamente in farsa. Chi l'avrebbe detto davvero che la giusta idea di sovranità popolare, base di ogni reale democrazia, più che dai suoi reali nemici potesse essere uccisa dai suoi falsi amici, e che la sua peraltro sarebbe stata una morte divertente, accompagnata da sonanti risate? L'effetto ridicolo, ma al tempo stesso tragico, è il medesimo di un altro mantra, quello per cui il virus non esiste, sic. Non si dice che si è usato il virus, che realmente c'è, per attuare una razionalità politica emergenziale. No, si dice testualmente che il virus non esiste, è una truffa. E in questo modo si ridicolizza ancora una volta le tesi prima evocate, facendo addirittura apparire più credibile la tesi del pensiero unico, terapeuticamente corretto. Le persone scese in piazza con il gilet arancione meritano rispetto e supporto. Il loro scontento e le loro sofferenze sono una cosa seria, serissima, infinitamente più di quanti li hanno criminalizzati. E proprio perché sono una cosa seria, non meritano di essere ridotte a fumetto degno di canzonature e di crasse risate. Del resto sarebbe bastato un rapido excursus nella biografia del generale con cravatta arancione per capire che non era poi nemmeno così un homo novus della politica. Nel 1993 fu nominato sottosegretario di Stato alle finanze del governo Ciampi. Insomma, uno che dovrebbe conoscere alquanto bene il potere e le sue tecniche, comprese quelle di anestetizzazione del dissenso. Radioattività con Diego Fusaro.